Elemento in ceramica integrale, monolitico, già abbastanza ben lucidato. Andiamo a simulare un ritocco occlusale. Ovviamente andrò ad adoperare una fresa ad anello rosso a football per essere meno aggressivo. Nonostante sia una fresa ad anello rosso, potete notare quanto abbia rimosso se avessi usato invece una fresa ad anello verde più aggressiva, la usiamo su quest'altra cuspide. Sarei stato sì più veloce, ma soprattutto avrei lasciato una superficie di gran lunga più ruvida. A questo punto andiamo ad adoperare le frese, la sequenza necessaria per ripristinare la lucidatura. Quindi passo una fresa ad anello rosso sulla zona trattata precedentemente con quella ad anello verde, in maniera delicata da ripristinare. Una prima superficie mai ancora ruvida. E quindi a questo punto useremo la sequenza completa dei gommini del kit 4685. Prima il gommino blu, quindi secondo passaggio, con il gomino marrone abbiamo già una superficie e quindi infine gommino anello grigio e abbiamo ripristinato una superficie straordinariamente pulita e lucida.